la seconda edizione dell'ISG CEO Forum. Lo facciamo perché riteniamo, ed è uno dei nostri pilastri della nostra strategia, di un impegno sul tema ISG. Come vedete, dal 40% del territorio della popolazione italiana a rischio dello scenario, la situazione attuale, si passa, se non facciamo nulla di rilevante nello scenario, ripeto, inerziale, al 60%. Siamo qui ospiti di Bain per la presentazione di un rapporto che quanto mai è importante, perché fa il punto sulla transizione energetica, su come l'Italia, le sue aziende, soprattutto con proiezione internazionale, si stanno attrezzando. Non ci dimentichiamo che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, ma la Germania è fatta da aziende grandi e l'Italia è fatta da aziende piccole. Quindi noi saremo la seconda manifattura d'Europa nei prossimi 10 anni se insegniamo la tassonomia e l'ISG alle PMI italiane. Mettendo in campo tantissimi sforzi, probabilmente non riusciremo ad arrivare agli obiettivi che ci vengono richiesti. E quindi, siccome è così importante raggiungere questi obiettivi, per forza di cose l'approccio deve essere pragmatico, aperto, che guarda l'obiettivo e non ai mezzi. We look around the world and we see the transition is happening. It's happening very fast. In the generation sector, the renewables are already more economic than fossil generation. In between 2/3 and 100% of the nations worldwide. Da un punto di vista dell'elettrificazione, noi come leader non siamo quelli che dettano le regole. Le regole vengono dettate dai governi e dalle istituzioni. Il nostro ruolo, la nostra responsabilità è di garantire lo sviluppo e la crescita di un'azienda, di un brand nel lungo termine. Questo è il nostro dovere. Progettare la strategia di un'azienda incorporando le prospettive della sostenibilità, fatemi estendere il concetto, all'interno delle scelte strategiche e della conduzione quotidiana. Non esiste la pallottola d'argento, quindi non esiste la soluzione, ma esiste un insieme di soluzioni che devono essere integrate per rispondere poi a esigenze che sono molto diverse tra loro a seconda dell'interlocutore, proprio perché ha esigenze energetiche diverse, ma anche spazi diversi.